Questo programma è offerto da... OnRace.tv, collegatevi, eh? Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Questa settimana le spettacolari gare andate in scena in quella di Adria e Franciacorta nel prestigioso contenitore Gruppo Peroni Race saranno gli elementi cardine della puntata che sta per partire. Ragazzi, 30 minuti di puro motorsport in quanto vi faremo vedere le sintesi di tutte le categorie di questi due bellissimi weekend marchiati naturalmente Gruppo Peroni Race. Accanto a me naturalmente Ludovica Pagani, pronta a fare un bel focus su queste gare e leggere insieme a noi le classifiche di campionato. Benvenuta Ludovica! Benvenuto a te Ricky, bentornati, ciao a tutti, sono super pronta, abbiamo anche qui con noi in studio un ospite super importante, quindi direi di non perdere altro tempo e andare subito a presentarlo. Esatto, quest'oggi all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia abbiamo un driver di grande esperienza, tuttora impegnato nel campionato auto storiche, e con noi Giacomo Ielmini. Benvenuto. Buonasera. Come stai Giacomo? Bene, grazie. Tutto bene. Tutto bene. Arrivi da poco da un weekend di gara, sì. Noi nel corso di questa puntata lo analizzeremo, ma prima ti vorrei chiedere, so che nel 2014 hai vinto il titolo nelle auto storiche, sì. Com'è stato? È stato un anno bellissimo, impegnativo, coronato da diversi successi che alla fine hanno premiato e ci hanno portato, e mi hanno portato alla vittoria. Beh, questo campionato auto storiche è veramente una bellissima serie organizzato poi dal gruppo Peroni e io volevo chiederti a proposito, con che macchina corri? Corro con una Porsche 911 RS del 74. Abbiamo visto che in questo campionato c'è una grandissima competitività, Giacomo. Certo. Qual è secondo te il segreto del successo appunto di questa serie che è naturalmente organizzata dal gruppo Peroni Race? Ma io credo che il successo sia il fatto che sia una delle branche dello sport motoristico decisamente accessibili a molti, per cui se vedi anche il numero dei partecipanti alle varie gare è sempre molto numeroso, c'è molta competitività pur essendoci comunque un'atmosfera abbastanza... Di divertimento, esatto, divertimento puro con ovviamente agonismo e adrenalina. Lo vedo dalle sportellate che vi date. Sì. Ma quindi Giacomo, raccontaci un po' come ti stanno andando le cose in questa serie che è iniziata da pochissimo. Sì, abbiamo fatto tre gare, diciamo che potrebbe andare meglio, nel senso che ho fatto un terzo posto a Mugello nella prima gara, ho avuto dei problemi nella seconda gara a Franciacorta e sono arrivato quarto e un problema nell'ultima gara di Adria con la rottura del cambio che mi ha portato a pochi minuti dalla fine della gara in cui ero terzo al ritiro. Comunque sei attualmente ancora terzo in campionato, dico sono bene. Terzo in campionato e quindi intendo dire non ho ovviamente perso le speranze di poter fare qualcosa di buono. Ecco, infatti la mia domanda vuole essere questa. Pensi si possa tornare ad essere campioni come nel 2014, Giacomo? Ma quest'anno credo che sia abbastanza difficile, ho degli avversari piuttosto agguerriti e competitivi e bravi. Però ci proveremo, sto preparando il nuovo motore, quindi questo potrebbe essere... Stai affilando le armi. Stai affilando le armi. Dopo ti chiederò anche dove sarà la prossima gara. Certo. Prima però, Ludovica, io direi di far vedere ai nostri telespettatori quanto sono belle e competitive le gare delle auto storiche. Ora sta per partire il servizio che vi mostrerà appunto le gare svolte in quel di Adria.
Austria e al Daniel Bonara di Franciacorta. Può partire il servizio. Sono Apache Junior e Giuseppe Guttaduro i protagonisti della prova di Franciacorta del tricolore autostoppiche. Il duo siciliano dell'Island Motorsport, dopo aver brillato al debutto al Mugello ad inizio aprile, ha replicato in terra bresciana dominando la gara e aggiudicandosi dunque il secondo gruppo. Il weekend di Franciacorta si apre tuttavia all'insegna del duo Massimo Ronconi-Giovanni Gulinelli, che sfruttano al meglio la loro Porsche 930 per assicurarsi la prima casella in griglia, distanziando di ben 4,4 secondi la 911 3000 di Giorgio Zorzi e Danny Zarco. In gara i colpi di scena tuttavia non mancano. Già al primo giro, alla violenta staccata del rettilineo che immette nel tornante che conclude il tracciato di Franciacorta, Mario Massaglia, partito dalla seconda fila, si trova senza freni e tampona violentemente il leader Ronconi, causando il ritiro per entrambi. A centrogruppo anche un contatto fra Arnaldi e Giacomo Ielmini, con quest'ultimo che perde qualche posizione, finendo poi ai piedi del podio di raggruppamento. Strada spianata dunque per Zardo, che prova a distanziare tutti prima dell'avvicendamento per le soste imposte di metà gara. Alle sue spalle si porta Riccardo Rosticci, anche lui su Porsche 911, mentre Guttaduro si alterna nel ruolo di terzo assoluto con la Sierra Cosworth dei fratelli Giovannini. Proprio le soste rimescolano parzialmente la classifica, con il battistrada ultimo ad entrare e Apache Junior abile ad uscire di un soffio davanti a Stefano Mundi, alternatosi con Rosticci. La sosta del duo Apache Junior Guttaduro sarà poi sanzionata dai commissari sportivi con una penalità di 6,3 secondi per essere ripartiti dopo 58 secondi invece dei 60 imposti. La penalità non scoraggia però Apache Junior, che giro dopo giro chiude il gap da Zorzi e riesce a sfilarlo quando al termine della gara mancano poco più di 6 minuti. Terzo posto sotto la bandiera a scacchi per il duo Rosticci Mundi, che completa il podio di secondo gruppo. Da questo podio rimangono fuori appunto Ielmini, anche per il contatto nelle fasi iniziali, e uno scatenato Messa, che dopo essere stato a lungo quarto assoluto, perde prezioso territorio per una foratura. Ma è in discussione le vittorie di Truglia Giovannini, Arnaldi e Giovannini Giovannini negli altri gruppi. Massimo Ronconi e Giovanni Gulinelli tornano sul gradino più alto del podio del campionato italiano autostoriche dopo oltre un anno, con il loro ultimo successo che risaliva alla prova di apertura della stagione 2016 a Imola. Per la prima volta in stagione i partecipanti al campionato italiano autostoriche ad Adria sono stati suddivisi in due schieramenti, con il primo per le vetture meno prestazionali fino a 2 litri di cilindrata e il secondo riservato alle vetture più veloci. Ad imporsi fin dalle qualifiche è il duo futuro vincitore, che si riscatta dunque dalla cattiva sorte accusata a Franciacorta, dove furono tamponati mentre erano in testa. Alle loro spalle il solito nugolo di Porsche 911 3000, con questa volta il duo siciliano Guttaduro Apache Junior, vincitori sia al Mugello che a Franciacorta, costretto a cedere il passo a Zardo Zorzi anche in qualifica. Risultato analogo in gara, dove dietro al monologo dei futuri vincitori, la battaglia si anima proprio nella sfida per la supremazia del secondo gruppo. Ad averla meglio è il duo Zardo Zorzi, con il primo capace di chiudere il gap da Apache Junior nella seconda metà di gara e a sfilarlo ad una manciata di minuti dalla conclusione. Il podio di raggruppamento è completato da Arnaldi. Massaglia e Andrea Tessaro salgono invece sul podio del terzo gruppo, ma è in discussione la supremazia di Rondinelli e Agnerlo nel quarto gruppo con la loro BMW M3 E3. Spettacolo e colpi di scena anche nella gara riservata alle vetture con motori meno potenti, con i leader Guerra Malaguti su Ginetta G12 costretti al ritiro poco dopo metà gara. Alla ribalta salgono così i vincitori di primo gruppo, Truglia Giovannini e il giovane Davide Meloni, che alla sua prima gara in macchina si porta a casa un incoraggiante sesto posto assoluto. Sul podio del primo raggruppamento anche Boido e Graziano Tessaro. Beh Giacomo, che grandi gare! Abbiamo visto veramente dei duelli all'ultima staccata. Duelli all'ultima staccata, come ti dicevo, agonismo e competitività per cui sportellate non mancano neanche qui. E la prossima gara è in Cecoslovacchia, a Brno, e quindi che bello. È una trasferta
decisamente piacevole. L'11 giugno, se non sbaglio. L'11 giugno, esatto. 10-11 giugno. Facciamo il tifo. Grazie. Assolutamente. I ringraziamenti a chi vanno, Giacomo? Ma vanno ai miei amici, sponsor, sostenitori che in questi anni insomma hanno contribuito anche ai risultati che sono riuscito ad ottenere e che spero di poter continuare, diciamo, su questa linea, esatto. Senti Giacomo, ti va di rimanere con noi mentre lanciamo i nostri servizi delle gare piacere. Che anche tu sei abituato a vivere, a vedere durante un weekend di corsa? Certo, volentieri. Bene, per noi allora un po' di pubblicità, poi si parlerà ancora a lungo del gruppo per ogni race. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta, velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità, ma non solo, anche tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta, via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta, dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Allora Ludo, sei pronta a vedere le immagini del gruppo Peroni Race? Assolutamente sì. Bene, io direi allora di scaldare i motori perché sta per partire il servizio dedicato alla Coppa Italia Turismo delle gare di Adria e Franciacorta. Samuele Piccin in gara 1 e Davide Nardilli in gara 2 sono i vincitori assoluti della seconda prova stagionale della Coppa Italia Turismo, promossa dal gruppo Peroni Race all'autodromo di Franciacorta. In gara 1 il giovane pilota veneto parte dalla pole position e alla partenza viene insediato dal compagno di squadra Luigi Bamonte, che quasi lo affianca, ma Piccin prevale. Mentre il battistrada costruisce giro dopo giro un vantaggio crescente, Bamonte si rende comunque protagonista e duella alla grande con uno scatenato Federico Borret su BMW M3 per la piazza d'onore. Il triestino d'origine britannica prevarrà sull'avversario con una grande infilata all'ultima curva nel corso dell'undicesimo giro. Dietro a Borret e Bamonte, che hanno completato nell'ordine il podio assoluto, si colloca Raffaele Lissignoli sul Renault Clio, vincitore della seconda divisione sulla pista di casa. Il bresciano è stato a lungo insediato dal veronese Riccardo Ruberti, sesto assoluto alle spalle di Carlino Ranzato. Diciamo che ecco, siamo la prima esperienza con questa macchina, è la prima gara, quindi era più una presa di coscienza di tutto quanto sostanzialmente. Comunque la macchina è andata bene, siamo rimasti su tempi abbastanza in linea con tutto quanto, quindi il ritmo gara è buono, quindi positivo direi, molto positivo. In gara 2 Nardilli compie un vero e proprio assolo, mentre alle sue spalle i duelli si sprecano, a partire da quello tra Borret e Bamonte per la piazza d'onore, con il primo incalzato dal secondo per quasi tutta la competizione. Un testa coda di Bamonte al 18° giro chiude la partita, facendolo scivolare al 6° posto e lasciando pista libera a Mariano Bellin, a lungo impegnato in un bel testa a testa con Ruberti, quarto assoluto e vincitore della seconda divisione davanti a Lissignoli, quinto nella generale, e Rino De Luca, che completa il podio. Sì, è andato tutto abbastanza bene, ho avuto un momento di difficoltà alla prima curva con Borret, che è partito forse un pelino meglio di me, però poi alla terza curva sono riuscito a ripassarlo e sostanzialmente poi la gara è stata tutta di gestione. Sono contento perché la macchina era molto molto performante, quindi devo ringraziare il team MM Motorsport di Emanuele Alborghetti, con cui abbiamo iniziato una collaborazione che spero si rivelerà molto positiva.
Federico Borret e Fabio Montali sono i vincitori delle due gare della Coppa Italia Turismo disputate ad Adria nel terzo weekend stagionale organizzato dal gruppo Peroni Race. Borret in gara 1 si afferma al termine di una competizione ricca di sorpassi e colpi di scena. Nelle prime battute è il poleman Kevin Jacon a prendere il comando, ma deve capitolare dopo pochi giri per il cedimento di un semiasse che lascia pista libera al triestino, alle cui spalle si accende il confronto per la piazza d'onore. Alla fine prevarrà Montali, davanti a Luigi Bamonte ed Emiliano Giorgi, in una battaglia con continui rivolgimenti di fronte. Duelli a non finire pure in seconda divisione, dove sotto alla bandiera a scacchi primeggia ancora una volta Ruberti, davanti a Francesco Palmisano e Giorgio Fantilli. Quest'ultimo è salito sul podio all'ultimo giro, dopo il contatto tra Rino De Luca e Domenico Gaudenzi, che ha messo fuori causa entrambi. Io cercherò di fare un po' di fare del mio meglio, cercheremo di tenere la posizione, non sarà facile, anche perché tutto sta andando un po' in crisi. Comunque spero di fare del mio meglio come prima. Prima è andata bene, ho avuto un po' di fortuna, comunque diciamo che forse anche un po' meritata, non lo so, me lo auguro. Spero solo di riuscire a divertirmi. Questa volta, come a Franciacorta, spero che la tua intervista mi porti fortuna. È una cosa che volevo approfittare e salutare mia zia Tina, che è la mia fans numero uno e mi ha già redarguito che devo andare più forte, quindi adesso ce la metterò tutta. In gara 2 sono Borret e Montali i mattatori, in lotta per il primato per tutta la gara. Montali riesce ad assestare il sorpasso decisivo nel corso del sedicesimo e terzultimo giro, infilando l'avversario alla staccata della Cavanella. Completa il podio Bamonte, costante e in grado di conquistare il primato in classe TCR, dove precede Giorgi e Revello. In seconda divisione è ancora Ruberti ad affermarsi, con una gara in controllo dal semaforo alla bandiera a scacchi, salvo poi l'epilogo amaro quando a gara finita si trova senza freni andando a impattare contro le barriere. Beh, che bellissime immagini. Io ora vi leggerò la classifica della Coppa Italia Turismo Prima Divisione. In prima posizione abbiamo Federico Borret con 26 punti, pari merito Luigi Bamonte con 26 punti sempre, Eric Scalvini con 22 punti. Per quanto riguarda invece la seconda divisione abbiamo Riccardo Ruberti con 54 punti, Edoardo Barbolini con 24 punti e Giorgio Fantilli con 22 punti. Beh, benissimo, io direi di andare avanti a vedere le gare del contenitore gruppo Peroni Race. Questa volta è la volta appunto della Coppa Italia GT, che ha svolto la propria corsa in quel di Adria. Doppietta per Luciano Tarabini ad Adria nel secondo round della Coppa Italia GT, campionato organizzato dal gruppo Peroni Race. Cercheremo di fare il nostro meglio. Le gomme, diciamo, sono una novità e vediamo come si comportano durante la gara. In gara 1 Tarabini è stato impeccabile fin dal via, preso dalla pole position. Giro dopo giro il driver di Auto Orlando ha costruito un ampio vantaggio su Sergio Ghiotto, su Renault RS01, che ha conquistato la piazza d'onore davanti a Jonathan Jacon, messo fuori causa al nono giro da un problema ai freni. In gara 2 Tarabini ripete il monologo, sempre al comando dal semaforo alla bandiera a scacchi, seguito a distanza da Jonathan Jacon che si guadagna il secondo posto. Completa il podio Ramelli, che per i primi due terzi di gara se la gioca in un duello all'arma bianca con De Bellis, alla fine quarto al traguardo, davanti a Domiziano Jacon, quinto. Buone le prestazioni di Sarcinelli e Barucchelli, rispettivamente sesto e settimo.
non partito ghiotto per un problema al motore che ha indotto team e pilota alla cautela. Riguarda il Gran Turismo, abbiamo in prima posizione Jonathan Giacon con 25 punti, Giuseppe Ramelli con 21 punti e Sergio Ghiotto con 10 punti. Ora per noi un po' di pubblicità, poi ancora tanto Gruppo Peroni Race. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. Nasce a Sarmico, Bergamo, sulle rive del bellissimo lago di Iseo, Tattoo Dreams, un originalissimo centro di tatuaggi, piercing e trucco permanente, ma non solo. All'interno dei 110 metri quadrati di Tattoo Dreams troverete anche abbigliamento fashion, gioielli e un selezionato lounge bar per poter offrire ai nostri clienti i migliori selezionati vini della Franciacorta. 3 postazioni per i nostri artisti dei tattoo, dei piercing e del trucco permanente sapranno realizzare vere e proprie opere d'arte sul tuo corpo. Vi aspettiamo in via Suardo 18 a Sarnico, Bergamo, per creare una vera e propria opera d'arte sulla tua pelle. Tattoo Dreams, quando il sogno diventa realtà. Drivers Communication, l'agenzia grafica di riferimento per la tua comunicazione nel motorsport. Da anni realizziamo con professionalità e passione piani di comunicazione per piloti e team. Sviluppiamo brochure, logo, video e siti web. Per la tua immagine, scegli un partner con competenze specifiche nel mondo del motorsport. Scopri tutti i servizi su driverscommunication.it. Ora, amici di Orrace TV, lanceremo il servizio della categoria Entry Cup, questa bellissima classe che ha visto al via tantissimi scatenati drivers. Può partire il servizio. Il debutto stagionale della Entry Cup a Franciacorta è segnato dalla doppietta di Massimo Visani, protagonista assoluto del monomarca riservato al Renault Twingo e organizzato dal gruppo Peroni Race. Questo non significa che per il pilota romagnolo sia stata una passeggiata. Al via di gara 1, Visani, che partiva dalla pole position, ha un'incertezza e perde la leadership, attorno alla quale si accende un confronto serratissimo, che vede protagonisti anche Antonello Casillo, Pietro Casillo, Antonio Silvestrini, Paolo Silvestrini. La battaglia viene neutralizzata al terzo giro con l'ingresso della safety car, dovuto al ritiro di Andrea Benini, rimasto appiedato in posizione pericolosa fuori curva 2. Alla ripartenza Visani è il più lesto e, sfruttando la propria esperienza, prende il largo, mentre i 4 inseguitori se le suonano di santa ragione per la piazza d'onore. Al nono giro, in piena bagarre, Antonello Casillo si scompone e perde contatto dal gruppo in lotta per la seconda piazza. Il confronto si chiude in volata sotto la bandiera a scacchi, con Paolo Silvestrini e Pietro Casillo a completare il podio nell'ordine. Non finiva più questa gara, la verità, 20 minuti lunghissimi. No, mi sono divertito, a parte una girata subito all'inizio, la prima curva, dopo dai, fortunatamente non mi sono infossato, mi sono ripreso, dai, sono andato ad attaccare, sono divertito, dai, non c'è male. In gara 2 l'inversione della griglia di partenza porta Visani a partire dall'ottava posizione, ma il romagnolo nel giro di 3 giri è di nuovo a battagliare per il primato e si crea un gruppo serrato e indiavolato con i fratelli Casillo e Silvestrini. Al quinto giro un contatto multiplo all'ultima curva tra Pietro Casillo e i fratelli Silvestrini spinge indietro Paolo Silvestrini e fa perdere contatto con i battistrada gli altri due. Ne beneficiano Visani e Antonello Casillo, che continuano in duello fino quasi alla bandiera a scacchi. Pietro Casillo completa il podio. È stata una gara veramente combattuta. Io all'inizio partivo quarto e sapevo che i primi 3 erano più lenti per la griglia invertita e ho cercato di superarli subito e ci sono riuscito. Poi è arrivato da dietro Visani, che tutto il weekend che ha qualcosa in più di noi come prestazioni,
e mi ha superato, però mi ha fatto piacere restare con lui tutta la gara, sono riuscito a metterlo sotto pressione e alla fine sono arrivato veramente quasi attaccato a lui. È un secondo posto molto importante perché dopo gara 1 ero un po' deluso di aver finito quinto. Emerge Massimo Visani in ambo le gare della seconda prova stagionale della Entry Cup, svoltasi ad Adria nel weekend del 13 e 14 maggio, riservata al Renault Twingo. In gara 1, nuovo successo per Massimo Visani, che prende il comando fin dalle prime battute, senza mollarlo fino alla bandiera a scacchi. Alle spalle del velocissimo romagnolo, infuria la battaglia per la seconda posizione tra Pietro Casillo, Paolo Silvestrini, Andrei Macaro. Casillo riesce a imprimere la svolta tra il sesto e l'ottavo passaggio, quando segna un'infilata di giri veloci che gli permettono di prendere il comando del trio, comunque impegnato in un confronto all'arma bianca. Sotto la bandiera a scacchi, il campano precede Silvestrini e Makarovic a breve distanza. Da segnalare inoltre il serrato corpo a corpo tra Daniele Carminati e Vittorio Zazza, che vede prevalere quest'ultimo. In questo weekend non sono molto competitivo, però vista la posizione cercherò di sfruttarla e fare quanti più punti possibili in questa seconda gara. Beh, la mia prima pole position, cercherò di tenere più a lungo possibile dietro il mucchio selvaggio qui dietro. In gara 2 Visani concede il bis conducendo con autorevolezza il gruppo, piegando la resistenza degli avversari nella rimonta dall'ottava posizione da cui partiva per effetto dell'inversione della griglia di partenza sul risultato di gara 1. Ottimo secondo Pietro Casillo, pure risalito in modo efficace e rabbioso dalle retrovie, ingaggiando diverse battaglie con gli avversari. Conquista in extremis il terzo posto Alessandro Palladini, dopo una bella battaglia che ha coinvolto Silvestrini, Makarovic e Antonello Casillo. Classifica della categoria Entry Cup. Al primo posto abbiamo Massimo Visani con 80 punti, Pietro Casillo con 54, Paolo Silvestrini con 47 punti. Bene, dopo l'Entry Cup, ragazzi, tenetevi forte perché è giunto il momento di andare a vedere le gare della categoria Master Tricolore Prototipi, che veramente in quella di Adria e Franciacorta ha infuocato il pubblico e anche gli addetti ai lavori. Primo weekend stagionale per il Master Tricolore Prototipi, organizzato dal gruppo Peroni Race all'autodromo di Franciacorta, con doppia vittoria per Severino Gallini. Partito dalla pole position, in gara 1 precede la vettura gemella di Davide Pedetti e Sandro Bettini, che si sono contesi la piazza d'onore con un lungo duello. Il sorpasso decisivo lo realizza Pedetti all'ottavo giro, con un'azione decisa all'ultima curva. A ridosso del podio Giancarlo Pedetti, che precede Massimo Ciglia, che quinto assoluto risulta il più rapido tra le Young Timer, classe dove si registra la buona prestazione di Sebastiano Mascolo. È andato tutto bene, sono partito subito, ho fatto un po' i primi giri mantenendo un passo sostenuto, poi ho mollato un attimo perché ho visto che avevo parecchio margine, quindi ho cercato di non rischiare nulla. È andato tutto bene, la macchina si è comportata bene, tutto a posto, tutto bene. Per Gallini anche gara 2, senza sbavature, condotta dall'inizio alla fine, partendo sempre dalla pole position. Per tutti i 17 giri Bettini ha cercato di tenere il passo del battistrada, riuscendo a concludere alle sue spalle con circa 3 secondi di distacco. Ha completato il podio Giancarlo Pedetti, dopo un serratissimo corpo a corpo con Ciglia. Quest'ultimo, giunto quarto sotto la bandiera a scatti, si conferma il più rapido tra le Young Time. Tra le storiche si conferma Macri dalla sesta posizione assoluta.
Infatti è andato tutto bene, anche in gara 2 ho mantenuto il mio passo e la macchina non ha avuto problemi, ci tenevo a finire la gara, quindi visto che era la prima gara in pista è andato tutto bene, non ho avuto problemi, la macchina ha reagito bene, pian piano miglioravo sempre di più. Doppio successo per Claudio Francisci nella prova del Master Tricolore Prototipi, organizzato dal gruppo Peroni Race all'Autodromo di Adria il 13 e 14 maggio. In gara 1 il Pullman Francisci ha un attimo di incertezza che lascia pista libera a Sandro Bettini, che prende la testa. L'esperto romano lo riacciuffa al quarto giro, prendendo il comando delle operazioni senza lasciarlo fino alla bandiera a scacchi, nonostante la ripartenza imposta dall'ingresso della safety car dovuto al testacoda di Davide Pedetti, costretto al ritiro mentre era sesto. Alla ripartenza all'ottavo giro, Francisci riprende il comando, insidiato da Ranieri Randaccio, subito richiamato dentro per scontare un drive-thru. Bello il confronto per la piazza d'onore, che vede prevalere Massimo Guerra, primatista di classe Historic e sempre con tempi in linea con le migliori barchette contemporanee, dopo un bel confronto con Cosimo Papi, che ha completato il podio davanti a Bettini. In gara 2 Francisci conquista il successo, nonostante al via un'incertezza gli faccia perdere il comando in favore di Randaccio. Il pilota della Lucchini riprenderà il comando dopo pochi giri con una decisa infilata al tornantino. Il duello per la vittoria si protrae fin quasi alla fine, ma appunto Francisci primeggia. Completa il podio Bettini, autore di una prova regolare e positiva, al pari di Papi, che lambisce il podio. Ed eccovi la classifica Master Tricolori Prototipi. Al primo posto Sandro Bettini con 20 punti. Secondo posto Severino Gallini con 16 punti. Terzo posto Ranieri Randaccio con 13 punti. Ecco Giacomo, com'è aver rivissuto dagli studi televisivi di Sport Italia le gare che tu sei abituato a vivere in un weekend? È molto piacevole, è molto meno faticoso. sicuramente. Autostoriche che noi anche di On Race TV vorremmo dare sempre più spazio, e tra penso qualche settimana ci saranno delle news. Ludovica, quante belle gare che abbiamo visto. Assolutamente oggi. Sì, quante belle macchine. Assolutamente. Per noi è tutto, ricordiamo i nostri contatti www.onrace.tv o scriveteci all'indirizzo email info@onrace.tv e mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook gocarttv/onracetv. Grazie mille a Giacomo. Grazie a voi. E salutiamo la nostra bella Ludovica. Ciao a tutti, grazie. Questo programma è stato offerto da onrace.tv. Collegatevi, eh? Parole di Oriano, uscito da Sboroni.